Carissimi, buona giornata, ben ritornati con noi. E a grande richiesta, visto che diverse signore, ma anche alcuni signori, ci hanno scritto e anche telefonato dicendo: ma non ci date più aggiornamenti di una certa USL, cosa sta succedendo, eccetera. Abbiamo deciso di farlo. E allora abbiamo il piacere dell'US 15 Alta Padovana di riavere con noi in studio il direttore generale Francesco Benazzi, Buongiorno. grazie di essere qui con noi. E il direttore sanitario, il dottor Sandro Artusi, Buongiorno. grazie anche a lei. E quindi, così potrete sentire direttamente da loro quali sono le novità, parleremo di schede ospedaliere ma parleremo anche di tante altre iniziative che vengono fatte e naturalmente di tutte le opportunità che si possono offrire e allora per incominciare io tra l'altro anche voglio sottolineare attenzione al pubblico femminile ma non soltanto che c'è stato un convegno estremamente interessante ci è passata anche una notizia nel nostro Tg eh, Donna Salute e Lavoro esperienze e progetti nell'USL 15 e di che cosa si tratta? lo approfondiremo nel corso della trasmissione come sempre sapete potete intervenire, mandare i vostri messaggi oppure chiamare, approfittare della presenza dei nostri ospiti per avere ulteriori delucidazioni oppure successivamente mandarci la mail, abbiamo aperto una mail dedicata tv7convoichiocciolatriveneta.tv. E allora direttore, incominciamo subito a capire. Cosa sta cambiando eh, o se cambia veramente qualcosa nella vostra USL? Che tanti cittadini con questa riforma del piano socio-sanitario incominciano ad avere vari timori eccetera e poi anche gli spostamenti da un USL all'altro che è la domanda frequentissima che tanti ci chiedono che fattibilità hanno i pro e i contro? Certo, tanto buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E sostanzialmente per noi questa, questa riforma, quindi il piano sociosanitario e le schede ospedaliere sono un po' una rivoluzione copernicana perché insieme alle schede ospedaliere ovviamente c'è anche un'attenzione particolare a quello che è il territorio. Quindi, un investimento forte da parte della Regione Veneto, oltre che sul mantenimento delle strutture ospedaliere di posti letto, eccetera, nella riorganizzazione complessiva, anche una fo un forte investimento sul territorio, in particolare con le medicine di gruppo integrate che poi se vorrà potremo no, no, es di parlare, esplodere, e soprattutto con le strutture intermedie cioè gli ospedali di comunità e le unità riabilitative territoriali che sono due strutture che dovrebbero sostanzialmente fare da supporto Porto alle dimissioni ospedaliere nel momento in cui il soggetto deve rimanere ancora in una struttura protetta e non può tornare al suo domicilio. Quindi un sistema complesso a 360 gradi che vede la nostra, e ringrazio la giunta regionale, la quinta commissione, vede la nostra azienda LUS 15 veramente come un riferimento e mi spiego. Intanto viene, vengono mantenuti due ospedali di rete sostanzialmente, quindi l'ospedale di Campo San Piero e l'ospedale Cittadella come ospedali di rete su due gambe che tra di loro interagiscono come fossero un ospedale unico. Quindi, e quindi questa è la prima conferma importantissima, certo, queste due strutture che sono vengono mantenute. Queste sono le due strutture che cioè, come cioè. al solito danno risposte ai cittadini in entrambe le parti, ma quello che è invece posto in evidenza è che Campo San Piero eh, grazie a questo interessamento della regione, diventa il centro ortopedico di riferimento di un'area sicuramente provinciale ed oltre, traumatologico. Quindi, Quindi, confermato, Campo San Piero centro ortopedico a livello regionale. A livello, diciamo, di area vasta, nel senso, dovrebbe essere il centro di riferimento ortopedico regionale, però le immagini, siccome noi abbiamo il... Il problema della cosiddetta ora d'oro, nel senso quell'ora che serve perché l'elicottero va a raccogliere un grande traumatizzato legato a un incidente stradale o a una caduta eccetera, e ha 25 minuti per andare e 25 minuti per tornare. Superato quell'ora c'è il rischio che, certo. che il chirurgo, chi deve intervenire, possa intervenire tardi. Per cui giustamente la giunta regionale ha previsto sostanzialmente tre punti. Il nostro come vero riferimento per un'area molto vasta. Verona per l'area veronese perché l'elicottero è ecco, distantino. e ovviamente Treviso perché la zona di Belluno, le cadute per esempio in montagna, eccetera, non riuscirebbero ad arrivare in, in tempo corretto da noi. Su tutto il resto del territorio noi rispondiamo e quindi pensiamo che il bacino possa essere dai 2 milioni ai 2 milioni e mezzo di abitanti e quindi eh, vuol dire circa, circa 1300-1500 grandi traumatismi all'anno. No? Quindi fattibile, gestibile, quindi sono circa tre al giorno e noi riusciamo a andremo a organizzare la struttura in, in, nei termini che le, che, che le ho appena descritto. Esatto, qui faccio la domanda un po' a lei, per questo centro ortopedico regionale. Questo sta a significare che? ne subiranno delle conseguenze i cittadini dell'US15 perché ovviamente afferiranno molte più pazienti, cioè la riorganizzazione sarà fattibile senza pregiudizio di alcuno, mi metto sempre nei panni di chi è ad obiettare qualcosa come è successo in passato per quando si spostavano le competenze tra Cittadelle e Campo San Piero Direttore Ma diciamo di fronte alle preoccupazioni della salvaguardia delle due strutture ospedaliere questa decisione da parte della Regione è stato quasi un privilegio Mosso nei confronti dell'URSA 15 Alta Padovana. E questo con, questo, con questo infatti, riconoscimento forse non... di questa funzione eh, specialistica sovraprovinciale, eh, una piccola curiosità. Proprio in questo studio, il direttore generale e anch'io auspicavamo che fosse data questa destinazione sovraprovinciale specialistica all'ospedale di Campo Sempiero, e diciamo che il tempo c'è stato galantuomo, Non siamo stati facili indovini perché già. A quei tempi si parlava di una funzione specialistica, magari non si era precisato di tipo traumatologico piuttosto che ostetico, ginecologico o oncologico, però diciamo che la scelta è stata eh, questa da parte della regione. E allora eh, diciamo che è di conforto da parte dell'opinione pubblica che era forse anche impropriamente eh, preoccupata perché, perché eh, con questo si salvaguardano le due strutture addirittura si guardano i due ospedali perché eh, non è che l'ospedale di Campo San Piero venga destinato soltanto a questo compito ultraspecialistico ma eh, mantiene la caratteristica di ospedale di rete insieme all'ospedale di rete di Cittadella e in più avrà questa funzione ultraspecialistica il centro tomatologico ortopedico che servirà probabilmente come diceva il dottor Benazzi metà almeno della popolazione regionale quindi su 5 milioni di abitanti circa 2 milioni, 2 milioni e mezzo eh, avranno come punto di riferimento questa eh, patologia che è sempre più frequente per incidenti ah, sì, sì, automobilistici, sul lavoro, eccetera. Eh, punto di riferimento Campo San Piero. Ortopedico, fisi anche fisiatrico, fisioterapico o soltanto eh, la parte interventistica e trattamento ortopedica? Diciamo che la regione intelligentemente ha previsto che insieme a fianco all'ortopedia sfruttata in un certo modo, ci siano anche altri servizi che mancavano all'ospedale. Dell'URSS 15 ed è stato previsto con pochi posti letto perché non ci sarebbero di più il, il servizio di neurochirurgia, il servizio di chirurgia, di chirurgia vascolare il servizio maxillofasale. In pratica, quei servizi che affiancheranno l'intervento per la grave traumatologia, traumi più importanti eh, per cui possono essere compromessi altri organi per cui bisogna intervenire in maniera multispecialistica. Tanti altri servizi non verranno esattamente ridotti o chiusi, ecco, tipo così... la chirurgia generale piuttosto che la. Restano sempre operativi a livello. Resteranno tutti gli altri servizi di base. Perfetto. Verranno quindi utilizzate anche le nuove sale operatorie, che già sono operative. Che sono sì, state... Le nuove sale operatorie sono già operative e, di fatti, soprattutto con la chirurgia robotica, che abbiamo fatto un'integrazione tra i due ospedali, per esempio la chirurgia dell'obesità. Dell che noi facciamo bene, siamo anche centro di riferimento, chirurgia dell'obesità, la, chi... dell la chirurgia tipo... bariatrica, certo. la facciamo per esempio in robotica, la facciamo in robotica eh, perché eh, è molto più efficace ed efficiente sia in termini costi benefici sia in termini proprio di intervento chirurgico. Quindi le sale sono utilizzate a pieno. Noi abbiamo anche la fortuna di avere complanari delle altre sale per cui nel momento in cui dovesse esserci l'esigenza, chiaramente queste altre tre sale sono attive e possiamo garantire magari interventi minori in quelle sale e portare nelle sale robotizzate che abbiamo, moderne, tecnologicamente moderne, ovviamente gli interventi che devono essere fatti per la, per la traumatologia. Come diceva giustamente il dottor Artusi, è chiaro che quando parliamo di politraumi è un'equipe che lavora. C'è il chirurgo ortopedico ma c'è anche il chirurgo generale, c'è il vascolare sì. massillo facciale e anche il neurochirurgo a seconda ovviamente dell'importanza dell'intervento e degli organi interessati al trauma. Certo, sì parliamo anche della salute maschile, tranquilli, salute femminile ma non dimentichiamo la salute maschile, stiamo parlando di salute di genere umano in questo momento qui, quindi per carità non facciamo distinzioni, di tutta la famiglia naturalmente. E per quanto riguarda invece nuovi ortopedici dovrebbero entrare nuove figure professionali, quindi un'integrazione dell'equipe? Certo, e il piano prevede, il piano e le schede prevedono che oltre alla traumatologia si continuino a fare le, le altre branche, chiamiamolo così, quindi la chirurgia d'anca, la chirurgia eh, del femore, la chirurgia della spalla, del ginocchio, eccetera, del piede e del rachide, per cui si farà comunque tutto il resto. Lo dico per gli uomini, ecco, manteniamo la nostra urologia, che io, noi consideriamo ovviamente eh, ai vertici sicuramente regionali, con la chirurgia robotica e quindi l'urologia che interessa soprattutto il maschietto più che la donna. Verrà mantenuta e verranno mantenute le sedute operatorie e addirittura la regione, proprio per l'altro grado elevato che, di interventi che noi facciamo, ci ha riconosciuto un maggior numero di posti letto ordinari, ah, proprio perché facciamo tantissimi interventi. Purtroppo il tumore alla prostata è uno dei tumori che colpisce di più l'uomo, e il tumore al reno è un altro tumore importante. Cose che noi facciamo tranquillamente in robotica e che quindi e la ragione ci ha riconosciuto anche qualche posto in letto in più, a letto in più anche per questo motivo. ecco, Stando sempre nel campo, cercando di rispondere a memoria e quel che mi ricordo delle domande che ci sono state fatte più di frequente. Eh, chirurgia robotica per quanto riguarda la protesi d'anca, viene attuata chiedo da voi? Se, questa è una domanda sì, che c'era no, stata no, fatta. Noi facciamo la chirurgia eh, microinvasiva. Mm. Ecco, mini invasiva così, scusate, scusi mini invasiva dell'anca con un piccolo taglietto di un centimetro e mezzo. Ecco, forse era che esatto la chirurgia che robotica deve... non si può fare perché la chirurgia robotica è chiusa, quindi non è possibile farlo con l'anca perché poi è deve essere allora. inserita ovviamente una protesi. Però la mini invasiva sì, con un piccolissimo taglio in seconda giornata sono già in piedi. Quindi questo è senza Senza limiti di età anche per persone anziane ecco, fino a un certo punto. Senza limiti di età a condizione che eh, non sia già stata operata di protesi d'anca, non sia già stato operato di protesi d'Anca, perché il reimpianto d'Anca, eh, chiaramente, deve essere fatto siccome viene modellato l'osso, deve essere fatto con una protesi classica. Se invece è la prima volta, si può pensare di fare questa tecnica. Ecco, scusi, intanto io faccio domande in base a quello che a memoria ricordo sì, che sì, ci hanno sì. scritto i nostri telespettatori. E l'avevo interrotta, lei mi stava raccontando appunto la prima cosa importantissima, la novità, questo centro di riferimento auspicato, e siete diventati quindi eh, ortopedico regionale, lo ricordiamo anche i nostri telespettatori. Poi quali altre novità ci sono? Beh, dopo eh, le novità ovviamente eh, sono un territorio, io credo che eh, la grande scelta sia quella di... Eh, noi abbiamo un invecchiamento conosciuto dalla popolazione ormai evidente, abbiamo le patologie croniche che sono quelle che interessano la maggior parte dei nostri cittadini, della de, de gente del nostro territorio, Veneto e, e non solo, che ovviamente incidono in termini anche di, 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 di gestione. Questa gestione, invece di farla in ospedale, che, che oltre ad avere un costo... È inappropriata anche dal punto di vista dell'accoglienza. La regione ecco, la, la vorrebbe fare negli ospedali di comunità o nelle unità riabilitative territoriali. Ospedali di comunità che hanno una degenza eh, diciamo, meno, meno ospedaliera, che noi andremo a fare nel, nelle due case di riposo attigue ai nostri due ospedali, quindi Campo San Piero e Cittadella, con 20 posti di letto da una parte e dall'altra, e dove la persona che ha passato l'episodio acuto, magari che è sì. over 75, e che ha bisogno di essere seguita ancora, potrà andare in una struttura a meno carico assistenziale, quindi con meno costi, ma che comunque nella quale troverà lo specialista ospedaliero che andrà a vederlo, potrà fare le terapie, le fisioterapie che servono e contemporaneamente sarà in una struttura protetta. Fatto a questa fase di 30 giorni potrà andare tranquillamente al suo domicilio perché abbiamo un'assistenza domiciliare e perché poi comunque la famiglia riuscirà a organizzarsi per poter per poter sostenere il peso poi del familiare che torna a casa. Questo mancava, difatti la lamentela eh, delle persone era ma come non riusciamo a portarlo a casa subito? e quindi andavamo ad intasare lungodegenze, i posti letto di lungodegenze sono quelli non oltre per cui l'ospedale di comunità è veramente un cambiamento copernicano nel modo di fare assistenza Ospedale di comunità è importantissimo perché su questo abbiamo dibattuto in studio anche con diversi ospiti istituzionali, politici e visto coinvolti anche, sentiti punti sul vivo i telespettatori, da voi già, quindi siete già in una fase avanzata e le persone che, si, che sono sole, come ecco, facciamo riferimento agli anziani e a quelli che non hanno una rete familiare che può supportarli passati dall'ospedale di comunità alla casa, dove medica, che cosa potranno trovare? E quindi la rete anche dei medici di base, abbiamo avuto il vicepresidente Tribunale dei diritti del malato, che peraltro è un medico di base eh, del nostro vostro territorio, uso. esatto. E come si stanno organizzando? Perché a livello regionale ecco. ci sono proteste, malumori, ecco, disorganizzazioni. Una delle novità nuove sono anche, eh, è quella della medicina di base, della medicina di famiglia. Eh. Siamo in un momento di riflessione, come diceva lei, per cui non si è arrivato anche a concludere un accordo, che è in fieri perché eh, questa è la prospettiva della medicina moderna e futura, perché da là non si scappa. E I medici di medicina generale eh, saranno a salvaguardia dell'affluenza massiva nell'ospedale, perché l'ospedale deve essere ridotto e riservato soltanto per le forme acute delle malattie, che non possono essere affrontabili in, in regimi diversi la medicina di base quindi costituirà lo snodo della medicina moderna i medici di medicina generale dovranno mettersi insieme da noi si è previsto che grossomodo eh, ci siano gruppi di 15-20 medici quindi su 180 medici che noi abbiamo di medicina generale si costituiranno circa 10, 10 gruppi di, di questi medici i quali eh, si confronteranno, lavoreranno insieme scambieranno le, le notizie si consulteranno e, e questi stessi poi dopo si integreranno addirittura con, gli, con i medici specialisti che saranno messi a disposizione dell'azienda, medici specialisti convenzionati, medici specialisti ospedalieri che occorrerà eh, escano anche dall'ospedale. E poi addirittura con, eh, integrati con la, eh, il servizio di guardia medica, la, esatto, la, la so, guardia, guardia medica, medica che in, modo, in modo tale per cui l'utente avrà domani un servizio a cui fa riferimento 24 ore su 24, meno, almeno per le prestazioni quelle di base, ecco, riservando appunto il ricorso all'ospedale soltanto per le patrosie molto più impegnative. Questo è la prospettiva futura. Ma una volta che... a casa l'assistenza, siccome voi siete eh, USL, non so se sia competente lei a rispondermi sì. oppure il direttore eh, generale, una volta a casa il paziente avrà questa rete di assistenza che è di competenza proprio dell'USL più che dell'ospedale in senso stretto. Sì, sì, va bene. No, 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 pre ah, prego, no. sì, ma ci sono altri servizi che vengono. Eh, garantiti all'utenza a domicilio, il servizio di assistenza domiciliare infermieristico, l'ADIMED, eh, l'assistenza che viene erogata, garantita insieme con l'infermiere, insieme con il medico di medicina generale che di volta in volta, una volta a settimana, due volte a settimana, quando serve, va a, a domicilio del paziente. Eh, si è attivato il servizio delle cure palliative, ecco, diciamo che è merito, credo, dell'amministrazione del direttore generale. Laddove è arrivata un, sei anni fa e si è evoluto e si è attivato questo servizio, che mancava il servizio delle cure palliative. Tant'è vero che anche nel piano sociosanitario nuovo è previsto il servizio delle cure palliative, che addirittura. Dove è indicata anche una picarità, quindi un coordinatore medico specialista che dovrà coordinare detto servizio. servizio. Che non è, co è cosa importante, questa delle cure palliative. Eh, sì, è importante sì, per seguire i malati terminali eh, sì. Tanto è vero che in questi giorni si sta accordando con il dottor Micheletto, che è il responsabile e coordinatore di detto servizio, eh, per organizzare un gruppo di infermieri del servizio infermieristico che avevamo. Eh, circa 50 eh, unità, una decina 7-8 eh, persone saranno dedicati soprattutto per questo servizio, per seguire i pazienti terminali a domicilio. Ah, per questo addirittura c'è anche l'altro servizio, non so se sia stato detto, che è una struttura intermedia, mm. che è l'Hospice. Noi abbiamo sì. due: una città e una a campo San Piero, sei posti letto da una parte sei là, e sei posti letto. È anche questo, è, è, fa parte di una rete di assistenza che viene erogata fuori eh, dell'ospedale. Certo, eh, ecco qui il discorso dei valori dei pazienti, stiamo parlando di servizi che danno peso alla persona come paziente e quindi ovviamente viene dato valore anche in questo senso. Eh, ecco, il fatto che ci sia anche un'assistenza domestica è importantissimo, questo è un aspetto importante. Altre cose interessanti che emergono da tutto un lavorio di un anno che possono Beh, essere interessanti. Eh, L'altra cosa interessante a proposito del valore del paziente ha ragione il signore telespettatore. Noi abbiamo, da quando siamo arrivati, abbiamo puntato sull'umanizzazione dei servizi. Stiamo facendo una formazione capillare dentro l'ospedale, devo dire anche ringrazio gli operatori, i nostri operatori, perché si sono messi in sintonia rispetto a questo nostro desiderio. Stiamo facendo una formazione proprio perché il personale sia sempre più adeguato rispetto ai problemi della gente. Perché uno arriva in ospedale e sta male, ha bisogno esatto. ovviamente di trovare una persona dall'altra parte che gli rivolga un sorriso, che gli dia delle spiegazioni, che non lo tratti come un numero. Su questo stiamo lavorando molto e abbiamo molta attenzione anche a questo come direzione, tant'è che, ringraziando Dio lo dico sempre, perché dopo non è facile gestire le persone, abbiamo delle ottime risposte per quanto riguarda l'ospedale. Stiamo rivolgendo la nostra attenzione oggi, sempre per questo motivo dell'umanizzazione, al territorio, perché spesso e volentieri, fino a qualche anno fa, si deteneva il territorio come un po' il ricettacolo di tutti gli, gli operatori che... Non andavano bene in ospedale, venivano messi in territorio, bisognava trovare una collocazione. Oggi non è più così il territorio deve essere un fulcro in, tutto, in tutti i sensi, per quello che si diceva prima. Per cui puntiamo molto anche a creare un, un gruppo anche nel territorio, nel front office, con la gente che sia a disposizione dell'utente, come vuole il presidente Zaia, ed ha ragione perché la forza. Del, della, de, di stare con la gente di dare risposte alla gente in termini di salute non basta solo dare la prestazione serve dare anche ovviamente umaniz umanizzazione, anzi, umanità ai servizi anzi l'aspetto umano a volte è determinante nel, nel, nel prolungamento di una patologia o meno perché ci sono tanti componenti che vengono a mancare nella persona che fa sì che questa si sente ancora più malata di quello che realmente è tante volte certo, guarda io mi collego proprio al, al lavoro donna, faccio sì, un esempio ecco la patologia importante da noi è dimostrato, perché abbiamo fatto uno screening, tra virgolette, del, della donna, il postpartum, il 50% ah, sì. delle donne in post partum soffre di depressione. Il fatto stesso di aver fatto un questionario e poi far cancelling e poi parlare con le donne e casomai prenderle in carico nel momento in cui, abbiamo ridotto questo 50% a un 2%. Quindi io credo che questo, sia, cioè, che questo sia esatto, nell'arco di un paio d'anni. Credo che questo sia veramente dare valore alla persona, nel senso di curare oltre quello che è la prestazione. Faccio nascere il bambino, seguo i percorsi parto che ci sono, vuole cioè. nascere in acqua, vuole l'analgesia da parto, garantiamo tutte queste cose qua. Garantiamo i percorsi dopo nei consultori, tutto. Però effettivamente questo problema, che è un problema cogente per la donna, veniva poco trattato. Oggi questa risposta abbiamo avuto effettivamente un risultato straordinario, mi interessa dirlo, e ringrazio i nostri operatori che lo fanno, perché effettivamente abbiamo praticamente azzerato questo problema, tenga conto che noi abbiamo circa 2.500-2.600 parti tra i due ospedali. Abbiamo eh, veramente azzerato questo problema che era un problema effettivamente importante ad Iceberg, nel senso che, che viene poco conosciuto, cioè emerge e poco, sì, sì, ecco, sottovalutato, è sottovalutato. Non compreso. Benissimo, torniamo a parlare di questo, anzi ci addentreremo proprio nei temi che sono stati affrontati in occasione di questo convegno, ma in realtà sono temi di grandissima importanza per quel che riguarda la salute al femminile, che vuol dire benessere della famiglia, capirete anche perché, subito dopo la pubblicità, tra poco.